passione me l'ha trasmessa mio padre ha fatto sempre lui piaceva i cavalli da maneggio, passeggiate. E poi un giorno ha incontrato Natalino Urlacci e ha iniziato a prendere cavalli da corsa, a provare. E da lì ho iniziato anch'io con lui a frequentare l'ambiente. Poi ho iniziato la mattina a lavorare con lui, e man mano il corso, allievi e oggi qua. E quindi hai cominciato montando cavalli fuori delle scuderie? Sì, no, quello sempre, fin da piccolino. Però a 10 anni ho iniziato a conoscere l'ippodromo e poi, poi è continuata così. Anche te hai deciso che avresti fatto il fantino? No, il fantino l'ho sempre voluto fare anche non conoscendo l'ambiente. Mi sembrava quasi una cosa impossibile all'inizio perché non conoscendo nessuno era solo un sogno prima. Poi pian piano, crescendo d'età, ho iniziato con la fortuna di mio padre che ha conosciuto questa persona, ho iniziato a frequentare anche l'ippodromo e allora ho pensato che potevo farlo, che potevo riuscirci. Il mio discarico l'ho perso da scuderia di Marcialis. E poco meno di un anno sono riuscito a levarmi la qualifica d'allievo e è stato un anno molto importante per me, per le prime soddisfazioni, sai, poi d'allievo, perdere presso il discarico è sempre una bella soddisfazione. E poi dopo, presso il discarico, sono entrato nella scuderia di Grizzetti e anche lì mi sono sempre divertito, diciamo. Le prime vittorie penso che siano state le più belle, le più emozionanti, però la vittoria che mi è rimasta nel cuore è la prima Listed con Cool Wave. L'attacco deciso di Pali to Peking su Cool Wave che prova a difendersi, Cool Wave, Pali to Peking, Cool Wave! Ora invece sto collaborando con la scuderia Rienti, qui abbiamo una 20ina di cavalli, una 10ina di puledri e il Nasa è uno di questi, è il vecchione di scuderia, diciamo il cocco di scuderia. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. No, mi sto trovando molto bene, ci siamo tolte le nostre piccole soddisfazioni e speriamo di andare avanti sempre meglio. Mr. Andy Kaufman's gone messing. Ecco, lui è uno dei miei cavalli preferiti, anche se non mi ha mai fatto vincere una corsa, perché avrà 10 secondi a fila le ultime sue corse, però è sempre un cavallo d'oro. Il tuo rapporto, ecco, con il peso, con proprio la vita del fantino, le levatacce, il peso? Un'altra domanda? No, faccio molta fatica, essendo pesante, però sin dall'inizio. Poi la passione ti ci fa combattere. Un giorno magari ti svegli un po' più pesante degli altri, però ci combattiamo. Beh. No, a me mi piace molto cavalli che corrono di spunti, coperti fino agli ultimi metri, ma forse perché è anche la mia attitudine. Però poi c'è anche il cavallo che va davanti che magari ti piace montare, però attualmente cavalli di spunto. Fra gli ultimi che ho montato, la monta più bella? Dress Drive forse, perché essendo un cavallo particolare, avendo avuto poche corse in carriere,
mi ha dato la soddisfazione di vincerci subito. È un cavallo che ha potenzialità in corsa e non l'ha mai sfruttata al meglio. Guarda, io sono uno che mi critica molto e cioè, secondo me tanto da migliorare in fondo, tante volte essendo anche un po' abbastanza alto non riesco ancora a prendere la mia posizione ideale. E giorno per giorno cerco sempre di migliorarmi. Hai qualche modello, magari fra i fantini, anche stranieri? O... Sinceramente no, uno in particolare no, però ovviamente mi piacciono i top giochi come Lanfranco, Dario, Mirko, e mi piace seguirli tutti, o su Milion, mi piace seguirli tutti nelle loro corse e cercare sempre di prendere il meglio di loro. Ovviamente è molto difficile, però non mi baso mai su un fantino, non c'ho il fantino preferito. Quanto è importante allenarsi? È molto importante, infatti penso che da Bruno Grizzetti mi è servito molto anche quello, lavorando molto sull'erba, comunque avendo molti cavalli e dandoti la possibilità di montare tanto tutti i giorni ti dà comunque agio di venire avanti molto, molto prima. Il fisico comunque deve essere allenato, come tutti gli atleti deve avere una preparazione, se monti poco ovviamente sei meno allenato poi in corsa. A me mi è sempre piaciuto conoscere la mattina i cavalli, soprattutto che monto in corsa, mi ha sempre avuto un rapporto, secondo me è più vantaggio poi in corsa sapere le sue attitudini. A me mi piace viverlo tanto la mattina, star lì appresso e poi dopo, certo, non è sempre così perché comunque monti tanti cavalli anche che non conosci poi in corsa. Però se lo conosco mi piace conoscerlo a fondo il cavallo. Se dovessi esprimere un desiderio... Penso quello di tutti, il derby. Vincere un gruppo che per adesso è un sogno, però speriamo di avverarlo. Comunque è un mestiere che non cambierei per nessuno al mondo.